Salve ragazze, allora questa volta vi parlo di un prodotto che alcuni di voi hanno già acquistato in passato e quindi già conoscono, ma che per me è stato un prodotto relativamente nuovo, ecco, e vi parlo del fondotinta della Sobbio, con le varie gradazioni di colore. Io ho utilizzato su di me la 02 e la 03, ma ovviamente facendo le prove trucco, facendo i corsi e tante altre cose, anche lo 04 è stato ampiamente utilizzato. Prima di iniziare a parlarvene, vorrei fare un video abbastanza veloce perché diciamo è monomarca, quindi possiamo farcela, fare una cosa breve. Vi faccio vedere lo smalto che ho addosso, che è appunto questo prugna, infatti si chiama appunto Deep Plum. È un prugna molto scuro, molto intenso. Questa è solo una passata ed è della Benecos. Eccolo qua, dove poi tanto me lo chiedete, ve l'ho fatto subito vedere. Allora, passiamo al prodotto. Vi faccio vedere l'incio, intanto vi faccio una piccola premessa. Questo fondotinta non è stato subito venduto comunque qui in Italia, se non da due siti, che comunque conoscete benissimo. E quindi chi l'ha preso? Tendenzialmente l'ha preso su uno dei due siti oppure all'estero, e adesso comunque abbiamo iniziato a venderli anche noi, quindi abbiamo i primi feedback. Diciamo che io penso di stare sui 15 giorni di utilizzo, quindi una cosa del genere, quindi sempre una cosa contenuta, però tra feedback e mie impressioni possiamo farci una chiacchierata. Allora, loro dicono non comedogeno. Io sono sempre dell'opinione che comunque le cose bisogna testarle sulla propria pelle. Io non ho riscontrato gravi problemi, grandi problemi, come invece mi fece la prima volta la BB Cream coprente, che poi vi avevo detto invece non era solo quella, ma era una combo di cose, perché da sola quella poi non mi ha più dato problemi. Quindi bisogna vedere anche che cosa utilizzate poi come base trucco. Certificato eco, 30 ml di prodotti, 6 mesi dall'apertura, il solito 1% al pianeta, e una serie di cose che ora vi vado appunto a leggere. Vediamo se c'è anche dietro. Allora, vabbè, senza vediamo se voi dovrebbe essere a fuoco. Allora, è senza parabeni, siliconi, coloranti sintetici. Allora, è un fondotinta che loro dicono essere a lunga tenuta. Effettivamente io questo fondotinta lo strucco, quindi su questo siamo d'accordo. Ha una protezione 15, quindi ottimo. Parla di un buon comfort ed effettivamente devo dire che comunque non risulta, almeno su una pelle normale, ecco, in questo momento non risulta particolarmente grasso, dà fastidio. È vero anche che a Roma in questi giorni ha fatto un tempo che permetteva anche l'utilizzo di qualsiasi tipo di fondotinta. Oggi, per dire, che invece faceva molto più caldo, ho utilizzato quello di Liquid Flora, quindi comunque devo dire che va bene, anche se sull'estate calda calda non so ancora dirvi. Per il resto, appunto, posso dire che sì, effettivamente uniforma e non illumina, però non è neanche completamente opaco quanto la BB Cream, quella coprente. Diciamo che in generale, secondo me, quello che poi c'è scritto dietro, io ho fatto un breve riassunto, può essere attendibile. Passiamo ai colori, mentre comunque vi faccio anche una chiacchierata generale sul modo di uniformarsi. Allora, anche già dalla confezione la Sobbio promette appunto il fatto che si uniforma bene, e devo dire che non c'è da che dire, ecco, quindi siamo d'accordo. Io una cosa strana che ho notato, e questa ve la faccio, forse riesco a farvela notare anche a voi, che a volte capita che quando si preme la pompetta, perché poi è fatta a pompetta, quindi questo è un po' scomodo, non mi piace, è fatto così, quindi si deve mettere giù e all'inizio non esce mai. Quindi quando le confezioni sono nuove, sapete che io come tessera apro praticamente le confezioni nuove, quindi quelle da rivendita. Ho fatto veramente tanta tanta fatica a farlo uscire, quindi un po' di pazienza per la prima volta, dopodiché esce abbastanza agevolmente, però talvolta, soprattutto lo 04, vediamo se no, adesso forse
leggermente, che esce prima un pochino di olietto. Io ora, per carità, ripeto, finora non abbiamo avuto feedback sul fatto che sia come comedogeno, che sia troppo oleoso. Sicuramente, come vi dicevo, non l'ho mai consigliato a pelli grasse o molto lucide nella zona T, perché comunque è estate. Per l'inverno ne do dobbiamo rivedere, devo ripensarci un attimino. In generale, comunque vi dicevo, i colori si uniformano bene, sono sempre soltanto tre, però se non siate scurissime può andare bene comunque lo 04, vedete? Hanno tutti un sottotono giallo, tranne lo 01, lo 02, scusate, che è leggermente, forse più rosato, ma proprio leggermente. In generale, che cosa dirvi ancora del prodotto? Quindi finora vi ho fatto la panoramica classica che vi faccio tutte le volte. Impressione mia, allora, mi piace molto la durata, mi piace il fatto che comunque è confortevole e che comunque ha un prezzo abbastanza contenuto per essere un prodotto biologico certificato. Sicuramente esistono i fondotinta migliori, più performanti, più coprenti e anche più confortevoli, però come rapporto qualità-prezzo sicuramente un buon prodotto. L'ho utilizzato spessissimo e devo dire che, come vi accennavo, nonostante comunque le mie prime scelte non siano mai, appunto, non è mai la So Bio, ovviamente, potendo scegliere tra Liquiflora, Zui, Boh e tanti altri, però comunque, nonostante io mi sia impegnata per utilizzarlo per poi farvi una recensione, perché molti di voi mi hanno chiesto un riscontro, devo dire che secondo me, appunto, il prodotto può essere molto molto interessante. Ripeto, copranza paradossalmente, ma questo ve l'avevo già detto, meno forte, meno corposa rispetto appunto alla BB Cream coprente. Migliore decisamente, anche perché non fa lo scherzetto di ossidarsi e diventare gialla rispetto alla BB leggera. Ottima anche per le pelli, secondo me, miste ma non d'estate, rispetto invece alla BB al latte d'asina, che invece era decisamente troppo lucida per andare bene a questo tipo di pelle. Penso di avervi detto tutto, nel senso che poi la stesura. La stesura è molto più facile rispetto alle varie BB cream. Io però non la stendo con le mani, ma la stendo sempre comunque con il pennello. Uso il Red Amplify di Neve, ecco. Quindi più o meno adesso avete veramente tutto in mente. Uso sempre una base, nel senso che quando provo ad utilizzare per qualche giorno in seguito soltanto questo per vedere se era anche nutriente, come dicevano, effettivamente mi si è seccata la zona, quindi assolutamente no. Sempre con una base sotto scivola anche meglio. Quindi un prodotto che secondo me è promosso. Non gli darei il votone, mi pare che gli aveva dato 9 Clio o 9, 8. Non darei comunque un voto così alto perché so che di biologico esiste di meglio sicuramente, però rapporto qualità-prezzo sicuramente conveniente. Ciao ragazze!